Doppia anteprima napoletana per il film di Giuseppe Gaudino, Per amor vostro, in concorso per il Leone d'Oro alla Mostra del Cinema di Venezia, con una magnifica interpretazione di Valeria Golino che le è valsa la Coppa Volpi. Al Modernissimo e al Filangieri, centinaia di appassionati hanno applaudito la storia di Anna, che vive in bianco e nero e ha gli incubi a colori. Io considero che il film abbia una valenza etica. Abbiamo voluto mettere in scena la nemesi di questo essere umano, una donna per tante ragioni, una su tutte che credo nella sfera femminile sia più possibile vedere la difficoltà della generosità e del dramma rispetto alla sfera maschile. Sono stato con loro molto franco e leale nel dirvi a tutti: non programmatevi nulla, non aspettatevi nulla, la sceneggiatura è la parte principale, il testo, ma tutto quello come viene filmato e il perché il meccanismo si passa da un momento di gioia a dolore o a un momento di imbambolamento non doveva essere molto chiaro, perché loro, l'attore tende sempre a crearsi dei suoi giustificativi per andare avanti. E sono stati molto intelligenti tutti, dai più piccoli ai più grandi, ad avere questa disponibilità, e per un regista avere persone così generose è una grande cosa. Fra gli attori presenti alla serata, Massimiliano Gallo, Salvatore Cantalupo, Edoardo Cro, Elisabetta Mirra, Daria Di Santo, Rosaria De Cicco. Il film è ambientato a Napoli ed è stato girato fra la sanità e l'area flegrea. Napoli è una star. Napoli è una È star. inevitabile. E quindi se ne parla bene, male. Ci sono pregiudizi, ci sono passioni, cioè ci sono dei luoghi, delle persone che hanno quel tipo di carisma che è molteplice, pieno di colori, e quindi Napoli, quando c'è, bisogna parlare di Napoli, è un personaggio del film. Nei simbolismi del film si esce fuori che comunque il racconto di Anna è il racconto di una Napoli che si riscatta, che rialza la testa, che si rende conto della situazione in cui si trova e quindi secondo me è un film molto importante per la nostra città. Il messaggio è un messaggio molto forte, per cui Gaudino condanna gli ignavi. L'ho detto anche in questi giorni. La cultura è il nostro orgoglio, e con questo non significa che mettiamo sottoterra i problemi della nostra città. Grazie. Il film è già in proiezione nelle sale napoletane.